Vino pulito, vino giusto, ma ancora il vino buono in cima al decalogo Slow Food? Certo, la qualità alimentare si deve misurare con tutte le tre, i tre aggettivi, buono, pulito, giusto. Ne manca uno solo, beh, la qualità rischia di essere difettosa. Si è detto meglio un vino con alcuni difetti di un vino omologato. Non si rischia di tornare comunque indietro da questo punto di vista? No, in difetti no. Avere carattere significa non avere quella perfezione esasperata che spesso stufa. Quindi anche alcune sfumature o elementi che apparentemente possono sembrare difetti, ma poi in realtà non lo sono, perché magari segnano il territorio, segnano il tipo di uva. E questo è quello che fa e arricchisce la biodiversità in campo enologico. In questo senso, che ruolo hanno i vitigni tradizionali? Beh, hanno il senso di parlare la nostra grande tradizione italiana, autoctona, di non lasciarsi conquistare dalle mode e di parlare anche con la sapienza dei nostri vecchi vigneron. Sempre legati al territorio comunque. Certamente, ogni grande vino parla il linguaggio del territorio.